Buongiorno a tutti e a tutti e ben ritrovati. Eccoci nuovamente qui con un altro tutorial con il tema San Valentino. Come avevo promesso, cercherò di farvi più tutorial possibili appunto inerenti a questo tema, in maniera tale che insomma vi spero di dare più dei possibili, così qualcosa magari proverete anche voi a farlo. Questa volta vi propongo come realizzare una lanterna romantica rossa con cuore e con lucine LED dentro. Ciò non toglie che voi potete fare ovviamente, come sempre, altri colori, altre forme, e invece magari, se non avete le lucine a casa, potete tranquillamente mettere anche una candela. Vi lascio subito al tutorial. Se avete comunque, come al solito, dubbi, domande, richieste, qualsiasi cosa qui sotto, oppure mi potete scrivere su Facebook o su Instagram, e sempre qui sotto troverete ovviamente il link. Come sempre, pollice in su se il video vi piace, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, mi raccomando, vi lascio subito il tutorial, ciao e alla prossima! Ed eccoci qua, inizio subito con l'elenco del materiale. Per prima cosa servirà appunto un contenitore in vetro, va benissimo anche eventualmente una bottiglietta, però in questo caso qui ci serve uno con un buco abbastanza grande e soprattutto che sia assolutissimamente pulito. Va bene anche se lo avete non trasparentissimo ma opaco. Poi servirà un adesivo, un nastro adesivo in carta. In questo caso qui, vabbè, a parte la lunghezza che non ci interessa, questo è uno spessore di quasi 5 cm, di 48 mm. Poi servirà una forbice, ovviamente una matita, e poi nastri vari, o in questo caso qui ho uno spago o un nastrino, a seconda di quello che volete. Ovviamente servirà lo smalto acrilico, in questo caso io l'ho preso spray e sarà color rosso, però va benissimo anche gli acrilici normali che avete a casa. E dulcis in fundo servirà assolutissimamente una cordina LED, in questo caso qui vedete che bellina che è, che poi andrà messa alla fine dentro il nostro contenitore. Andiamo subito avanti con la procedura. Per prima cosa andremo a ritagliare la grandezza del nastro di carta che ci interessa. In questo caso qui farò due volte lo spessore. E adesso andrò a disegnare un cuore. Una volta disegnato lo andremo a ritagliare. Una volta ritagliato, prendiamo il nostro contenitore in vetro e decidiamo dove collocarlo. Una volta che il nostro nastro di carta ha aderito perfettamente alla superficie del nostro vetro, andremo a pitturare. Allora, se avete gli acrilici e un pennellino non ci sono problemi, iniziate a pitturarlo e aspettate poi che si asciughi, in questo caso qui ovviamente la parte esterna. Un'altra cosa, invece, chi invece vuole usare lo spray, in questo caso lo smalto acrilico, mi raccomando, bisognerebbe farlo all'aperto. Io farò, giusto per farvi vedere, una spruzzata qui, ovviamente aprendo assolutissimamente le finestre, e poi andrò a rifinirlo fuori. Ok, mi sono preparata, ho messo un guanto in lattice, poi ho praticamente sigillato tutta la postazione, do una bella sbattuta allo spray e via si colora. Mi raccomando, arieggiate e poi finite tutto il lavoro fuori se dovete usare ovviamente questo spray. Ed eccoci qua, sono passati circa 25-30 minuti, ho lasciato asciugare il barattolo fuori all'aperto, adesso pian pianino andiamo a staccare lo scotch di carta. Attenzione che qua si stacca. Ed ecco fatto, vi piace? Adesso andiamo a abbellire con un po' di spago ed eventualmente adesso vedremo se mettere anche il nostro nastrino.
Ed eccolo qui, pronto per essere riempito dalla nostra luce. Una raccomandazione, anzi, alcuni consigli. Allora, io non ho messo l'acqua a caldo, però se volete farlo restare più fermo il nostro spago, potete tranquillamente mettere un po' di colla a caldo. Altra cosa, se non avete lo spago, potete tranquillamente mettere solo i nastrini. Se non avete i nastrini, va benissimo anche solo esclusivamente lo spago, potete veramente girarci attorno quanto volete, non è obbligatorio neanche fare ovviamente i nostri fiocchetti. E altra cosa, io adesso andrò a mettere, come vi ho fatto vedere all'inizio, questo spago di, io lo chiamo spago, questo filo di luci, che sono veramente molto molto belle a LED. Vi lascio sotto, nella parte qua sotto, e vi lascerò il link, perché io questo qui l'avevo comprato un po' di tempo fa su Amazon, l'ho pagato anche abbastanza poco, devo essere onesta, però non è obbligatorio. In questo caso qui voi potete tranquillamente mettere anche una grande candela qui dentro, insomma. La parte, diciamo, che è importante è che rimanga questa parte qui, e ovviamente anche la parte dietro, che appunto in alcuni punti è rimasta un po' più leggero il colore, per far uscire insomma questa luce. Quindi va benissimo che voi appunto, anche se non avete questo, basta che mettiate una qualsiasi luce e andrà assolutamente bene, e l'effetto romantico della luce insomma ci sarà lo stesso. Spero che il video vi sia piaciuto, spero vi sia tutto chiaro. Come al solito, se avete dubbi, domande, potete farle qua sotto, ma sempre qua sotto troverete il link per eventualmente scrivermi o vedere le altre mie creazioni precedenti su Facebook e su Instagram. Ciao e alla prossima!